Ciao a tutti, io sono Adeline e vi do il benvenuto sul Germoglio Veg. Oggi prepareremo una di quelle ricette pazzesche che potrebbero far venire il dubbio a qualsiasi scettico. Realizzeremo una ricotta vegana semplicissima e deliziosa. Ma prima, se vi va di supportarci, non dimenticatevi di lasciarci un pollice in su o un commento qui sotto. Non perdiamo altro tempo e iniziamo! Dopo aver messo in ammollo per una notte 200 g di mandorle pelate, scoliamole, risciacquiamole e versiamole all'interno di un frullatore insieme a 500 ml d'acqua. Quindi frulliamo il tutto per bene fino ad ottenerne un latte. Dopodiché ricopriamo un colino con un canovaccio senza odori né di detersivi né di ammorbidenti, mi raccomando. E versiamo via all'interno tutto il contenuto del frullatore. Quindi richiudiamo il canovaccio come a formare un fagotto. E strizziamo il tutto per bene. Ciò farà in modo che tutto il latte di mandorla venga ben separato dalla polpa. Terminato questo passaggio, vi dovrebbe essere rimasto questo scarto, chiamato okara, che però un vero scarto non è, in quanto può essere utilizzato in numerose altre ricette. A questo punto trasferiamoci sul fuoco, dove all'interno di un pentolino verseremo il nostro latte di mandorla e 250 ml di latte di soia. Scaldiamo il tutto fino a quasi raggiungere il bollore, quindi spegniamo il fuoco ed aggiungiamo il succo di un limone e un cucchiaio di aceto di mele. Mescolando il tutto vi accorgerete immediatamente che il latte incomincerà a cagliare, per cui coprite il tutto con un coperchio e lasciate riposare sempre a fuoco spento per 50 minuti. Terminato il tempo, il latte si sarà ulteriormente addensato. Quindi ora potete scegliere se lasciare la ricotta al naturale per delle preparazioni dolci o se insaporirla, come nel nostro caso, con un cucchiaino di sale e un quarto di cucchiaino di aglio in polvere, per quel tocco in più, ma è assolutamente opzionale. Dopodiché versiamo tutto il contenuto della pentola all'interno di un colino ricoperto con una garza sterile e lasciamo filtrare il liquido in eccesso per circa 45 minuti. Infine trasferiamo tutto il composto all'interno di una fuscella da 250 grammi. Compattiamo il tutto per bene e lasciamo riposare la nostra ricotta in frigorifero all'interno di un contenitore ermetico per almeno 2 ore, eliminando di tanto in tanto l'acqua in eccesso. Alla fine questo dovrebbe essere il risultato, che a noi piace terminare con un po' di olio evo e del basilico fresco. Questa ricotta vegetale può essere conservata in frigorifero all'interno di un contenitore ermetico fino a 3 giorni. Siamo arrivati alla fine di questo video e io ho già fame. Se la ricetta vi è piaciuta e se vi va di supportare questo progetto, potete aiutarci iscrivendovi al canale e attivando la campanellina qui sotto. Io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo insieme a me e ci vediamo al prossimo video. Ciao!